Valeria con il tanto sbloccato. Io non tanto, ora sì. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato di essere con noi su Radio Taormina, live da Messina. Accendiamo il Natale, sarà Natale nonostante tutto, Sindaco, avete voluto dare un segnale per la città attraverso una serie di iniziative, ovviamente rispettando tutte quelle che sono le normative per il contenimento del contagio, ma Messina accende. Assolutamente sì, siamo in questo momento in piazza Municipio, anzi saluto pure chi ci segue anche dalla nostra pagina, perché si conclude questa sera, e lo stiamo facendo in contemporanea con voi, quello che sono le strategie che sono state messe in campo dall'assessore Gallo e dall'assessore Caruso, e qui a Piazza Municipio questa sera è stata anche modificata quella che è stata la prima fase che ha illuminato Palazzo Zanca e curato questo dettaglio dalla nostra società Messina Servizi. Guardate, faccio vedere qualche dettaglio, non so se riuscite a togliere. Ecco, questa è la nuova illuminazione, là c'è anche il presidente Peppe Lombardo. Abbiamo acceso in questo momento, naturalmente c'è una fase di preparazione, tra qualche minuto naturalmente ci sarà questa rappresentazione nel prospetto di Palazzo Zanca, meraviglioso, e di questo ringraziamo naturalmente Messina Servizi per questo apporto che ha garantito non soltanto qui a Piazza Municipio, ma è stata una sinergia complessiva con tutte le partecipate che abbiamo portato avanti. E da qui ci sposteremo ora in altri luoghi, mentre colloquiamo anche sulle tematiche che ritenete opportuno, proprio per completare questo percorso che abbiamo iniziato già con altre due
dirette che abbiamo così concretizzato quest'anno come simbolo, come segno, in una strategia di illuminazione e di anche immagini che consentono semplicemente di essere così anche goduta a distanza, considerata la situazione che stiamo vivendo. Assolutamente, Alfio Grasso. Sì, sindaco, lei dice la situazione che stiamo vivendo. Il lockdown di Natale inizierà il 24 dicembre e durerà fino al 6 gennaio. Tutti allora, buonasera a tutti, siamo con Pippo Lombardo, che insieme a Pippo Campagna, a Salvo Puccio ha raccolto l'appello del sindaco e mio personale per fare qualcosa di straordinario a Natale che non fosse in contrasto con la normativa anti-Covid. E allora l'idea è stata quella di puntare sull'illuminazione artistica. Molte installazioni le avete già ammirate o criticate legittimamente. Stasera le andiamo a completare con questa seconda proiezione offerta da Messina Servizi, quindi siamo passati dal fucsia al paesaggio, diciamo, agreste natalizio col suo paesino, con le stelle. Abbiamo voluto comunque lanciare un messaggio noi stasera, cioè sarà un perché, c'è un perché, dico, i numeri che leggiamo a terra sono i numeri che noi abbiamo raccolto in questi due anni già di attività svolta. Leggiamo il 2019 con 10 milioni di chilogrammi, il 2020 con 16 milioni di chilogrammi e il 2021 il nostro obiettivo sono 25 milioni di chilogrammi. Chilogrammi di che cosa? Chilogrammi di materia prima seconda recuperata, soprattutto carta. Per questo noi abbiamo puntato su questo messaggio, perché 16 milioni di chilogrammi, di cui 8 milioni di chilogrammi, quindi 8.000 tonnellate di carta che è stata avviata a recupero, significano 120.000 alberi che abbiamo risparmiato e che non abbiamo abbattuto. Significa che noi, con la raccolta differenziata, puntiamo soprattutto a quella che è la salvaguardia ambientale, quindi i numeri, gli alberi, il risultato in termini anche di rispetto dell'ambiente. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare, cioè, perché in parole, rifiuti uguale risorse. In parole semplici avete capito che cosa abbiamo tentato di fare, di mettere insieme la comunicazione istituzionale delle aziende pubbliche, delle aziende partecipate dal Comune di Messina, con qualcosa di bello per la città, perché poi queste aziende sono al servizio della città qualunque cosa facciano, anche quando fanno comunicazione, e si sostituiscono a chi è stato interpellato e non ha potuto fare quest'anno, perché tanti imprenditori ci hanno detto avremmo voluto, ma non è l'anno giusto per fare qualcosa di straordinario per la città in occasione delle festività natalizie, e abbiamo messo insieme la loro esigenza di fare comunicazione in un momento in cui la differenziata arriva al centro. Io sono molto preoccupato perché devo ancora bene capire le differenze, ma me le farò spiegare da qualcuno che le fa già da più di un anno. Non c'è da preoccuparsi, perché dove siamo partiti naturalmente già noi nell'area sud e nell'area nord, anche allora si pensava che c'era da preoccuparsi, invece con grande senso di sacrificio e con grande anche disponibilità dalla stragrande maggioranza dei cittadini, i risultati si cominciano a vedere. Perché non dovrebbe succedere la stessa cosa al centro, anche se ci è piovuto addosso qualche critica, ma è normale, quando si cambia il mondo o quando si cambia un sistema c'è sempre qualche critica. L'importante è che siano di poi più gli aspetti. Poi se lo fanno i milanesi non è che noi siamo meno intelligenti o meno capaci di distinguere i rifiuti e di... qualche problema c'è, ma vediamo di risolverlo al centro in qualche palazzo non attrezzato, ma sono cose ci siamo organizzati e nel giro di qualche mese vedrete che entreremo a regime anche al centro, come è successo già nell'area sud e nell'area nord. Io direi potremmo cominciare a muoverci, così evitiamo anche di creare assembramenti. Ma il sindaco è su, aspetta, vedo Pippo Campagna pure qui sì, tra di noi, vediamo se ci accompagna, che poi si sviluppa, se ci accompagna in questa passeggiata, che si allenta, e quindi ecco dove sta il vero problema. Scusate un attimino, allora aspettate che qua in diretta siamo qua da Piazza Municipio, scusate un attimino, anzi seguiteci ora con questo tour. E allora abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo anche spiegato cosa c'è qui in Piazza Municipio, lo vediamo sia a beneficio della chi ci segue sulla nostra pagina e chi ci segue
da Radio Taormina. Ora ci spostiamo velocemente in altri due luoghi particolari dove sono state curate credo Amam, se non ci ha calato il pacco Salvo Puccio. Quindi Salvo dovremmo Puccio. Ora spostarci in un altro posto, non lo diciamo prima ovviamente dove stiamo andando, per evitare poi di trovare la presenza di curiosi, giustamente, e non è possibile in questo momento alimentare assembramenti. Ecco, ci stiamo spostando da Piazza Municipio. Nel frattempo, se avete qualche domanda, ricordo anche a chi ci segue dalla nostra pagina che in contemporanea c'è Radio Taormina che ci sta intervistando e sta formulando delle domande molto interessanti, quindi li stiamo rispondendo in diretta. Prego. Allora, io intanto vorrei che nei commenti chi ne ha voglia possa dire a Pippo Lombardo, non a me possibilmente, se è meglio questa installazione che hanno appena visto o quella precedente, cioè se era più bello il fucsia con la neve, con i fiocchi di neve che cadevano, o questo paesaggio agreste che comunque va guardato con più attenzione e va visto con più calma, ovviamente. Qua vedo Pippo Campagna, perché è importante sapere che tra i presidenti delle aziende partecipate in questa vicenda dell'installazione artistica, a cui tutti hanno dato un contributo, vedo anche Salvo Puccio che giustamente è emozionato per il battesimo della sua nuova creatura. C'è, e poi è nata a un certo punto, siamo passati dallo spirito di collaborazione leale a quel minimo di competizione per chi ha fatto la cosa più bella, per chi ha fatto la cosa più... E ognuno poi ci tiene insomma a fare bella figura e ad essere gratificato, diciamo, dai cittadini. Quindi poi vedremo di mettere insieme tutte queste immagini e tutti questi momenti e invitarvi a, con i vostri like e con i vostri commenti, a esprimere un giudizio, il vostro giudizio sulla gradevolezza, io l'olio cuore non lo bevo da tempo, si vede, sulla piacevolezza di queste immagini. Siamo sulla via Sant'Agostino che quest'anno torna a essere illuminata dopo non so quanto tempo, una strada tra le più antiche di Messina che collega luoghi storici importantissimi. E in questa strada che ritorna, diciamo, ad essere un punto di riferimento dei percorsi tra monumenti, tra storia, tra palazzi importanti, andiamo a scoprire la ultima, diciamo, in ordine di apparizione, installazione che è stata fatta luminosa. È un intervento delicato perché è un intervento su un monumento, prima ancora che una fontana, che ha una sua storia, ma che è anche una storia di abbandono, di degrado, una storia che ha vissuto varie stagioni, come tante opere importanti di Messina. Il tentativo è stato quello di, a prescindere da ciò che gli artisti della videoproiezione hanno scelto di fare, di riaccendere i fari su questa opera e soprattutto di riaprire gli occhi su un intervento, ricordarsi che esiste, dice giustamente Salvo Puccio, e soprattutto ricordare che tra poco partiranno i lavori di ristrutturazione attesi da anni. Salvo, se vuoi dire qualcosa, sennò la gente dice ma questo che vuole da me, da noi. Ero qui per disturbare. No, perché ben dicevi tu, cioè quando si fa un'azione del genere, di intanto come si può dire, ricordarsi che un'opera del genere che è localizzata in una piazza, Piazza Basilicò, alla fine di questa salita, un'opera del 1400 che è rimasta per circa 60 anni, 70 anni dentro un museo, poi è stata ricollocata lì e poi non è stata più riaccesa, non è stata più risistemata per la sua finalità principale, che è quella dell'acqua, no? E quindi poi che cosa succede? Diventa semplicemente una rotonda dove parcheggiate le macchine attorno,
E allora si gira intorno a quella rotonda solo per cercare il posto alto, no? Nemmeno si vede che là dentro c'è un'opera del genere. Allora forse l'installazione di queste luci, che è chiaramente un'attrattiva pop, no? In questo caso, che fa discutere, perché? Perché su un'opera del 1000 farà discutere, o forse già si discute prima, sì, ancora, perché poi ognuno, come nella buona tradizione messinese, gusto, ma ci sta, figuriamoci, la notizia è reale, certo, quella che dicevi di poc'anzi, cioè che a gennaio inizieranno i lavori di ristrutturazione sotto la direzione dei lavori della sovrintendenza, e con la sovrintendenza, perché abbiamo chiesto il parere, abbiamo pensato, insomma, abbiamo pensato noi, la sovrintendenza ci ha sostanzialmente dato il benestare, visto che non è un'opera invasiva, è un'opera totalmente removibile, certo, dopo 15 giorni, di fare un'installazione di luci che può in un certo senso fare collegare il gioco dell'acqua, che poi si andrà a fare un altro anno quando poi i lavori saranno finiti, a quelle che sono le luci di una zona che è totalmente spenta la sera, spenta da un punto di vista non di luci, perché le luci ci sono, spenta da un punto di vista di vita. In quella piazza, in piazza Basico, non esiste vita completamente, ed è un angolo della città che credo debba essere rivalutato e riportato alla frequentazione, non di parcheggio, perché quella non è un'area che può stare a parcheggio, e questo è lo scopo, e il blu è questo sostanzialmente, poi l'acqua è il gioco dell'acqua che deve riportare alla frequentazione, come abbiamo fatto con Piazza della Repubblica, Piazza Stazione, che era un luogo completamente spento, oggi invece è il posto dove più si colloca. Un luogo spento, frequentato da persone con... Sì, era un luogo... Problemi di sopravvivenza, come abbiamo visto. Era un luogo sostanzialmente... Come tutte le stazioni, sì, ferroviarie del mondo, si può dire, soprattutto dei paesi occidentali, sì, che sono spesso punto di riferimento, era un luogo che oggi del è, disagio. È più controllato perché è più frequentato, è un luogo rivalutato ed un luogo che ha acquistato una sua dignità e anche un posto dove andare a fare qualche foto, perché se cerchiamo gli hashtag su Instagram, quella fontana è uno dei posti più frequentati a Messina, con una spesa irrisoria, l'anno scorso l'abbiamo riportata alla luce. E poi lo scopo di questa fontana, che questa sera, ripeto, a breve vedremo come installazione di luci, avrà lo scopo del lavoro, appunto, che inizieranno a gennaio, sarà quello di riportarla all'antico splendore, quindi rivalutare anche tutta la zona che c'è intorno. Sì, io devo dire qualcosa di personale, essendo messinese da più generazioni, avevo purtroppo, non ho più, molti parenti che abitavano da queste parti, e quindi questa piazza, questa strada, questa zona, la zona di Montalto, la via Sant'Agostino, piazza Basicò, sono stati, certo, purtroppo non più i luoghi della mia famiglia, e ricordo sin da bambino che ho anche delle foto fatte a cavalluccio su quei cavallucci marini, esatto, o esatto, animali marini che ci sono, me la ricordo sempre senza acqua, sempre molto poco fortunata. Allora, la fontana è stata realizzata da Falconieri, prende il suo nome perché l'architetto Falconieri l'ha realizzata, diciamo, a metà del XIX secolo, 1840 circa, e poi subito dopo il terremoto, ma anche per scampare alla guerra, è stata smontata e messa in museo. Poi è stata rimontata, diciamo, in epoca abbastanza recente, possiamo dire, ma non è stata poi riattivata, quindi la sostanza, la sua finalità principale di fontana non ha avuto mai... diciamo recentemente luce, e per questo noi abbiamo messo la luce, per questo gli facciamo rivedere la luce, ed è poi la finalità del lavoro di ristrutturazione. È il colle della Caperrina, che ha una sua storia antichissima per la chiesa di Montalto, che è un punto di riferimento della fede mariana in questa città, ed è una zona che è stata popolata intorno agli anni 30 con una serie di interventi urbanistici fatti appunto durante il periodo del fascismo, con la creazione di un complesso di case, cosiddetto Fondo Basicò. Il nome può far pensare a una zona, diciamo così, di edilizia popolare, ma è un'edilizia popolare di lusso, perché, ripeto, risale agli anni 30, venne popolata da professionisti che venivano dalla provincia, dalla Calabria, che venivano a lavorare a Messina e che fanno parte di quelle decine e decine di migliaia di persone che hanno letteralmente ripopolato questa città dopo il tragico terremoto del 1908. Quindi una sorta di Messina 2 di prima della Seconda Guerra Mondiale, la prima Messina 2, se vogliamo, della storia recente di questa città, recente nel senso post sisma di questa città. Messina era, diciamo, una meta di vita, di sviluppo, di lavoro, certo, certamente, quando era appetibile venire a Messina. Sì, perché c'erano moltissime possibilità nel pubblico impiego, che evidentemente
attiravano intere famiglie verso questa città che tornava a essere grande sia sotto il profilo urbanistico, con una lenta ricostruzione ancora incompiuta, e sia sotto il profilo delle possibilità di occupazione. Eccoci qua, questa è, quello che resta della piazza. La scala, la rotonda, le mura. No, ed è una delle mete dei croceristi. Ma assolutamente. Anche perché i croceristi, vedendo dal mare Montalto, studiano o si informano sulla strada da fare a piedi e passano tutti o quasi tutti da qui per arrivare a Montalto e poi a Cristo Re, quindi non è un posto qualsiasi. Non lo è stato nel passato, non lo è, non lo è oggi. Lo sviluppo della strada, come vedi, porta direttamente al mare, al suo scopo. Scusate, solo visto che la diretta del sindaco, ci siamo? Dopo quest'ampia introduzione. Seguite in diretta ora una cosa bellissima, meravigliosa, guardate, questa era una delle fontane che rappresentava il degrado peggiore di Messina. Non solo non funzionava, non si sa da quanti anni, ormai era il ricettacolo immondizia. Esatto. Ma qua c'è Salvo Puccio, l'avevano dato, c'è Salvo Puccio, presidente dell'AMA, no? Ve lo presento pure. Bene, e allora l'abbiamo trasformata? Allora, chiaramente. Ora c'è un accendino, vediamo, l'accendiamo. Allora, vediamo intanto che prenda luce. Che prenda luce, vediamo un attimino. Posso accendere? Posso accendere? Vai. Guardate, accendiamo, vediamo se succede qualche cosa, anche così indietro, vediamo. Vediamo. Salvo Puccio, descrivici questa opera. Grazie. Se lo merita Salvo Puccio, se lo merita. Ma guarda qua, luce ovunque. Adesso si riscaldano chiaramente come tutte le lampade, hanno bisogno del loro tempo, ovviamente. Salvo Puccio, spieghiamo di cosa si tratta. La fontana, la Falconieri è una fontana, ma l'abbiamo già detto a chi ci stava seguendo in diretta, una fontana del 1840 circa, che è lì, diciamo, a fare rotonda al parcheggio, no? Quanto è che non la vedevamo senza auto parcheggiata intorno? Io non mi ricordo averla mai vista così senza auto. Io consiglierei a chi si occupa, insomma, l'amministrazione, ma lo dirò, insomma, lo diremo tutti, di non parcheggiare più qui, non ora e mai più, perché io onestamente sto vedendo la piazza totalmente diversa da come la vedo giornalmente quando faccio questa strada per scendere per raggiungere il comune, perché effettivamente è di una bellezza unica. Questa zona potrebbe essere rivalutata solo non mettendo le auto, non avrebbe bisogno quasi di nulla. Certamente quando poi i lavori di ristrutturazione che sono previsti, già appaltati e consegnati tra altre cose, e inizieranno subito dopo le feste natalizie, faranno riacquistare alla fontana la struttura per poter essere poi riattivata da un punto di vista proprio idraulico, con l'acqua vera, no? Con i LED come adesso, tutto acquisterà, diciamo, la sua finalità vera, quella di aggregazione, perché le fontane hanno lo spirito di aggregare intorno e sono le prime cose che i romani facevano quando facevano la città. Creavano le fontane. Gli acquedotti e le fontane. La fontana era il punto finale di dove veniva l'acquedotto e portava l'acqua in città. E quello deve tornare. Dove c'è l'acqua, c'è la vita, c'è la civiltà, esattamente, soprattutto. Esattamente. Portando delle riflessioni. In questo momento però. Le luci qualcuno pensava che fossero rosse, non so perché, rosso-blu, pensavano che invece sono blu. Fino a ieri qualcuno pensava che ci fossero rosse. Vabbè, è giusto, si è creata una suspense, anche perché sono 10 giorni che attendiamo questo momento, forse 12, sì, considerato che oggi è il 20. E quindi, ripeto, ben vengano i dibattiti e soprattutto le espressioni di gradimento meno di questa o di quella installazione, perché servono a tutti noi per fare meglio, ma soprattutto servono a riaccendere l'attenzione su monumenti importanti e su luoghi simbolo di questa città, che abbiamo scelto non a caso, sapendo i rischi che si corrono, perché illuminare artisticamente il Duomo è un rischio molto grande, perché sbagliare significa andare incontro a critiche molto, molto severe, così come la scommessa sulla rosticcera, non saprei come chiamarla, di Piazza Cairoli, quest'opera che non ci è stata regalata perché l'abbiamo pagata con tutte le... Sì, la tariglia, come dice giustamente, la tariglia di Madre Grifone probabilmente, esatto, perché è molto, è molto alta. E, dico, sono tutte scelte non casuali, ma sono scelte che abbiamo voluto fare con quel coraggio che serve. Io direi, anziché illuminare me, continuiamo a illuminare la fontana per dare, capisco che c'è un'esigenza di audio, ma
questo effetto torre che crea la simulazione del flusso di acqua. Senti, Salvo, ci dici chi è l'artista che l'ha fatta così? Ognuno si prende i suoi meriti e le sue responsabilità. L'artista è un messinese, perché chiaramente noi vogliamo dare anche il giusto merito a chi a Messina fa questo genere di attrazioni e di pianificazioni, che è proprio qui. Si chiama Siracusano. Ah, e allora, scusate, coinvolgiamolo, visto che siamo ancora nel preambolo della diretta. E comunque non c'è. Dovuto andare a Piazza Cairoli perché sta anche con la vabbè, è un artista, sono comunque un gruppo di architetti delle luci, light design proprio che curano questa tipologia di installazione, e che chiaramente sono messinesi, sono ragazzi messinesi in campo veramente che fanno questo tipo di lavoro. Quindi appunto non sono persone strane alla cultura di questa città. Assolutamente, assolutamente. Alla sua storia. Questa è la tipica installazione pop, di quella che deve fare parlare, perché deve riportare sulla pericola della discussione quella che è una fontana che, ripeto, che avrebbe visto qui davanti parcheggiate solo, perché questo avrebbe fatto. Invece qui un attimino. Allora. Ci siamo? Tutto a posto qui? Sì, ci possiamo spostare? Una lunga disamina, sì. E allora andiamo in un altro luogo nel frattempo. Ci abbiamo da qui. Ecco qua. Abbiamo ancora altre due tappe. Mi auguro che stia... Sì, facciamo vedere dove siamo. No? Esattamente, anche agli automobilisti che magari conoscono più la strada della piazza. Da qui si vede il mare, si vede lo stretto di Messina, da qualche balcone l'intero porto con la Madonnina. Siamo in un punto importante di Messina, centrale ma al tempo stesso panoramico. Un luogo prezioso della nostra città. E non lo posso dire perché se io ho venuto per la via. Eccoci qua. Io chiedo scusa agli ammiratori del sindaco, ma non l'avete perso. Accontentatevi, insomma, di questa mia compagnia e di quella di Pippo Campagna, che è uno che voglio dire ci sta sempre nel dibattito, nella discussione, nel dibattito, e soprattutto è uno che sta allo scherzo, mi pare di ricordare. Abbastanza. Io ecco, vorrei approfittare di questo momento, bellissimo, di questo buco. Ho parlato poco fa, così vi do qualche notizia, se no dice ma... Francesco, però è bellissima anche da qua. No, lo so che è bellissima perché conosco la zona e conosco... L'effetto è veramente importante. Si vede già da Piazza Antonello ed è uno spettacolo. No, volevo approfittare che il fatto che il sindaco non c'è per darvi un'anteprima che il sindaco neanche lui conosce. E che mi ha comunicato Enzo Caruso poco fa su alcuni dei nomi degli artisti che hanno partecipato all'avviso per quanto riguarda gli spettacoli natalizi e che sono stati in questo momento preselezionati. Volevo ricordare una cosa, Cultura Virus è un programma molto ampio, sono gli spettacoli che il comune acquisterà e trasmetterà via web. Speriamo presto a non solo via web, e questo programma continuerà a gennaio, febbraio, marzo, quindi i primi nomi che ascolterete non sono gli unici scelti
sono soltanto quelli che riguardano gli la sezione spettacoli di Natale, che è una sezione che impegna non più del 50%, forse meno, delle risorse disponibili. Quindi lo dico in premessa a tutti quelli che hanno presentato delle domande, che hanno formulato delle proposte, non essere in questo primo elenco che sarà ufficializzato. Il grande sindaco era per Luca, che e dimostra che ancora che è qui tra noi. Dicevo, questo primo elenco che sarà ufficializzato, completato e ufficializzato lunedì in una specifica riunione di giunta, prevede alcuni nomi che Enzo Caruso, che ha curato questa insieme ad alcuni collaboratori ovviamente, oltre che a me, questa prima selezione. Enzo Caruso, dicevo, mi ha autorizzato a dare l'anteprima anche all'insaputa del sindaco, e si tratta di Eugenio Bennato. Non c'è bisogno di dirvi chi sia, penso che possiamo passare al secondo nome senza bisogno di specificare. L'altro nome è quello di Silvia Mezzanotte, che ricorderete come voce dei Mattia Bazzar e poi come solista, è stata in Sicilia tante volte e sarà qui, se Conte non ci farà scherzi, il 30 dicembre. E poi ci saranno anche artisti messinesi come Tony Canto, che è un chitarrista, compositore molto, molto bravo, ha lavorato molto con Mario Venuti, ha lavorato da solo, è stato anche lui a Sanremo più volte. Credo non abbia bisogno di presentazione negli ambienti che conoscono e capiscono di musica, che si esibirà insieme a un quartetto di ragazze molto, molto brave. Le abbiamo viste proprio ieri sul TG1 in occasione della rassegna Teleton, e sono si fanno chiamare The Glorious, sono quattro ragazze che cantano molto bene con lo stile, se ricordate, dei Neri per Caso, il cosiddetto stile a cappella. Un altro spettacolo che io ritengo di grande qualità e che abbiamo inserito in questa prima selezione è il concerto per pianoforte suonato a quattro mani da Roberto Metro, che ho avuto anche il piacere di conoscere personalmente negli anni giovanili, ed Elvira Foti. Sì, io continuo a camminare tra le luci del centro e concludo, diciamo, questa anticipazione che mi sa un po' di anteprima di Sanremo con Pietro Mazzocchetti. Piero Mazzocchetti è un tenore che ha anche lui partecipato a Sanremo, è arrivato al terzo posto, ha fatto Tale e Quale Show qualche anno fa. Si tratta di spettacoli che mettono insieme pezzi, diciamo, recenti di questi artisti con una scaletta di canzoni in tema natalizio. Ora, come chiaramente il programma non è solo questo, ci sono anche altre esibizioni, molto, molto interessante quella del in prospettiva, vedremo poi di poterla far esprimere al massimo più avanti quando ci saranno meno restrizioni, quella del duo Carullo e Minasi, che sono due artisti messinesi che fanno che hanno proposto delle performance teatrali davanti ai balconi, nei cortili, eccetera. Evidentemente per loro, così come per alcuni spettacoli di Zampognari, nel frattempo siamo a Piazza Duomo, abbiamo immaginato delle location particolarmente significative, come i luoghi dove in questo momento ci sono gli anziani, ci sono le RSA, abbiamo immaginato luoghi dove c'è più bisogno di un conforto anche musicale e di far sentire il conforto umano. Ripeto, ho fatto questa anticipazione approfittando del vuoto di potere che si è creato, nel quale mi sono inserito, per dire che si lavora tutti i giorni, si lavora cercando di dare delle risposte. Certamente questa è Piazza Duomo, vedo già campagna gongolare, perché nel suo cuore questa installazione arriverà prima nella ideale, non solo ideale, classifica
del gradimento dei messinesi e non solo dei messinesi, perché ci guardano anche da più lontano, grazie ai social e non solo ai social. Dicevo, insieme alla... Diciamo che ero anche in vantaggio, perché comunque il Duomo già è il Duomo. No, ma come dicevo prima con Salvo Puccio, col Duomo sbagliare è un delitto, è un peccato mortale, quindi ti sei preso un rischio non da poco. Quindi sei partito favorito dal soggetto su cui lavorare, però certamente il rischio era molto alto. Ecco, quelle luci che vedete nell'aria sono quelle di Piazza Cairoli, che però li vedi solo tu, Pippo, perché noi qua vediamo tutto a nero. L'occhio nudo li vede, diciamo. L'occhio nudo di Pippo Campagna vede delle... No, vediamoci. No, io, in effetti ha ragione, non sono oggetti volanti non identificati, sono dei riflessi delle proiezioni di Piazza Cairoli, ma penso che più ci si avvicini a Piazza Cairoli e meglio è, Pippo, se no... Sì, certo, ci siamo... Ce la portiamo a mala figura, ecco, stiamo... il bello di passeggiare a quest'ora è che non c'è assembramento e non c'è neanche il rischio dell'assembramento, non per me, che non credo di essere soggetto di particolari affettuosità popolari, ma neanche per il sindaco. Ci guardiamo di nuovo Piazza Duomo sotto le stelle. Ci tiene Pippo Campagna, ci tiene a rifare gli auguri, e siccome questa è l'ultima diretta sul tema, almeno per gli appassionati del genere, un'ultima inquadratura gliela dedichiamo. Andiamo. Bene, io direi di andare. Stato referenziato da... questa... Ci sono scambi di battute tra i presidenti che, giustamente, come dicevo, ormai sono in aperta competizione nella classifica di gradimento. Entriamo nella via Primo Settembre, illuminate con un'idea che quest'anno molto di moda, l'hanno usata a Milano, a Roma, ma è stata una coincidenza, devo ammettere che non ci sono stati degli studi così approfonditi, anche perché il Natale l'abbiamo organizzato tra Covid, emergenze meteo, problemi organizzativi dovuti ovviamente a tante esigenze che si vengono a creare a fine anno in una situazione in cui far esprimere al massimo delle proprie potenzialità tutto il personale comunale, delle partecipate, non è semplice. Essere riusciti a dare un segnale, diciamo, di presenza luminosa, ecco, giochiamo con le parole, è stata comunque per noi una soddisfazione, perché si è creato un gioco di squadra, perché si è creata, diciamo, una competizione positiva a fare il massimo delle proprie possibilità, seguendo comunque un programma, seguendo una linea comune. Queste strade solitamente sono molto frequentate da giovani e giovanissimi fino a tarda ora. Vederle poco frequentate anche alle 9.40 circa non è piacevole, ma è un segno dei tempi. Ed è la cifra esatta per comprendere che tipo di Natale, che tipo di momento di festività stiamo vivendo quest'anno. Ma siamo qua con l'illuminazione artistica, con gli spettacoli in streaming, cioè siamo qui per dire comunque ci siamo, comunque resistiamo, comunque andiamo avanti, comunque non ci
non ci facciamo scoraggiare, comunque facciamo la nostra parte anche noi, senza nasconderci dietro la comoda giustificazione del Covid che non ci consente di lavorare, che non ci consente di fare quello che ovviamente nel settore degli spettacoli, nel settore degli eventi e della cultura oggi è quasi impossibile fare, e noi partendo da quel quasi stiamo cercando insieme alle migliori energie di questa città che ancora hanno la forza di resistere e di reagire, di dare una risposta. Io allora, visto che stanno per scoccare le ore 22, io allungherei il passo, come dire, esentandovi da sentire i miei commenti, se non quando proprio vengo sollecitato a farlo. Sollecito invece Luciano ad allungare il passo per consentire di vedere se ci sono novità nella piazza dove stiamo andando. Se quelle cose un po'... Dov'è Pippo? Pippo, vieni qua, perché visto che ormai a quest'ora non può uscire nessuno a fare assembramento, tra 10 minuti finisce. Sì. Vorremmo capire, ma a Piazza Gairoli che volevate fare? Perché tra tutte le installazioni, ora ci facciamo un po' di autoironia, sì, tra tutte le installazioni, quella che si è capita meno, almeno fino a oggi o almeno fino a qualche giorno fa, è stata quella di Piazza Gairoli, perché sì, le luci in aria salivano, scendevano, bianche, già, ma non è che l'idea fosse chiarissima a tutti, tranne a chi restava al semaforo rosso proveniente dal viale San Martino, e allora lì magari stando quei 40-50 secondi al semaforo si cominciava a godere qualcosa di più. Poi si è intervenuti di nuovo, mi pare di capire, sì, si è completato il lavoro, sì, vedremo come. Stiamo... Parla tu che mi stiamo... Stiamo proprio riaccendendo, e infatti già si vedono i raggi, i fari che cominciano a girare. Poi abbiamo un'altra piccola sorpresa in un'altra parte di Piazza Gairoli, e ora tra qualche minuto l'idea era quella di rendere viva una struttura morta, è pressoché inutile, certo, forse neanche, diciamo, apprezzabile da un punto di vista. E ora stiamo cercando stiamo rendendo viva anche un'altra parte, sì, che è anche una figlia piccolina. Ha una figlia piccolina, spesso dimenticata. C'è la gradicola grande e la gradicola piccola. Una per fare la grigliata grande, ecco, sui colli Sorrizzo, e l'altra per farla nel balcone. Nel balconcino di casa. E allora, queste griglie, frutto di quei 70 miliardi di lire, sì, di lavori del tram, a cui poi si aggiunsero altri 20-30 per portare a termine i lavori, che furono lavori comunque portati a termine in tempi europei, forse l'unica opera pubblica portata a termine in tempi europei, nei 70 miliardi di lire. Certo, avrebbero fatto anche prima, evitando qualche rotonda. Ci regalarono queste due gradicole. Dico, visto che voi amate andare sui colli Sorrizzo, ci sono queste belle mangiate, dice, vi regaliamo due simboli dei vostri gusti culinari, e ce l'hanno piazzate, una a Piazza Gairoli, al centro della piazza, e l'altra nella piazza lato mare, dove arriveremo tra qualche minuto. Sì, anche meno, speriamo, e sono 15 anni che ci domandiamo, ma a che serviva? Che ne facciamo di queste? E ora abbiamo radicole. Stiamo cercando di dargli un senso. E quello che io ho già detto in un'altra diretta, a quei pochi che ci seguono, lo ribadisco, che tutto è partito da qui, cioè l'idea dell'illuminazione artistica delle facciate eccetera è partita da una chiacchierata con l'ingegnere Villari e con il presidente Villa. Campagna, che partiva proprio dal dare un senso a questa gradicola. Approfittando delle festività natalizie, e quindi la possibilità di illuminarla, di renderla viva. Sì. La prima idea era quella di trasformarla in un pacco dono,
ho visto che di questo sì, si con tanti trattato. Con tanti fiocchi, ma poi era troppo scontato e quindi poi, abbiamo cominciato a pensare a qualcosa di diverso. E poi giustamente l'ingegnere Villari ha detto: ma esiste un'altra possibilità, che è quella di sperimentare la videoproiezione. E da lì è nata una discussione che poi ci ha portato all'idea di proporre altri temi su... Adesso che ci avviciniamo si vedono i fari che... Non è che ci atterra qualche aereo no. Su Viale San Martino per caso no, con tutti questi no. Fari proiettati? No. Qualche drone potrebbe atterrare. Qualche drone sì. Qualche drone attirato dalle luci potrebbe anche atterrare. No, finché non ha... perché... voglio dire, non abbiamo l'aeroporto ma la torre di comando forse... Certo. Cominciamo ad averla. Comunque finisco con i ringraziamenti, ne approfitto perché poi finita questa diretta volevo ringraziare l'ingegnere Saglimbeni del comune di Messina, che è stato prezioso nella collaborazione con queste società nazionali, perché questi lavori sono stati fatti con tante maestranze locali, ma partendo dal lavoro di programmazione e soprattutto di fornitura dei videoproiettori delle due sostanzialmente più importanti società specializzate nel settore, sì, che sì. Sono Proietta e Area Odeon, sì. che oltre ai caricamenti poi dietro ai proiettori ci sono i software che permettono di fare questo tipo di immagini, di disegni, di immagini, di rotazione delle immagini. Ecco qua, quindi da dove siamo partiti l'8 dicembre torniamo a distanza di 12 giorni per dire insomma che il lavoro si è completato e si è completato anche con diversi interventi, piccoli interventi nei quartieri e in altre piazze come Piazza del Popolo per esempio, per l'illuminazione della quale ringrazio personalmente a nome dell'amministrazione il gruppo Arena dei supermercati Deco, per intenderci, che ha voluto fare un intervento, un regalo in Piazza del Popolo, un'altra piazza che non vive un momento di grande fortuna e che sarà prestissimo, già dall'anno prossimo, oggetto di un intervento di riqualificazione. Eccoci quindi dal punto di partenza, dall'albero che abbiamo acceso l'8 settembre con un altro contesto di partecipazione popolare, altro orario, altra giornata, altro momento. E adesso andiamo a vedere il completamento degli interventi curati da TM nella piazza, nella parte diciamo a valle di Piazza Cairoli. Intanto si può notare che le proiezioni sono molto più rivolte verso il basso e anche quelle rivolte verso l'alto che ho ottenuto si vedono meglio. Sono molto più nitide e percettibili, quindi questo incrocio di fasci di luce che simula una specie di albero e tanto altro, ma prima che scocchi l'ora X, prima che il sindaco ti faccia sapere che è ancora tra di noi, arriva. Sarebbe bello se anche Salvo Puccio fosse qui per chiudere questo momento. Eccoci nella sì. Siamo nella parte ovviamente vabbè sul viale con le palme illuminate mi astengo e mancavano da qualche anno, mi sembrava doveroso il loro ritorno in luce. Adesso io qua sono con l'assessore, ecco il sindaco, eccoci qua, arriva per dare la sua... Ma che c'è un autobus parcheggiato qua, Pippo! È l'autobus storico dell'ATM, anche qui coniughiamo
comunicazione istituzionale, informazione agli utenti con interventi a beneficio della città. Sì, vediamo questa, la famosa rosticciera piccola di cui parlavamo, è nascosta dalle chiome di questi alberi, di recente potati e portati a un'altezza più urbana, che solo per qualche secondo, ecco, ci nascondono la vista dell'ulteriore intervento. Anche qui i giochi di luce sono nella sia rivolti verso l'Ulivo, quindi verso la parte bassa, che verso l'alto. Ora sembra un prato verde, ovviamente è un effetto delle luci sulla ghiaia. E allora, tra Babbo Natale e il sindaco, subito dietro l'autobus storico dell'ATM, quelle che sono l'ATM, che non è autobus dell'ATM ma del comune, precisiamo, altrimenti Pippo Campagna non se ne sarebbe potuto impadronire senza pagare. Questo gliel'hanno dato così, insomma, incomodato gratuito, perché è un bene storico. Lo ha addobbato stile albero di Natale, ma ci sta, non so fino a che punto, ma ci sta anche su questo. E questo è il Babbo Natale. Babbo Natale. Quando mancano, siamo a 2-3 minuti dal quando mancano 4 minuti al coprifuoco, che vale anche per noi che siamo comuni mortali, non per il sindaco che è un pubblico ufficiale nel pieno esercizio delle sue funzioni. Ripeto, rivolgiamo i ringraziamenti a tutti quelli che hanno reso possibile questo sforzo, e ripeto, sono persone che non cercano la ribalta, che non, a cominciare da me ovviamente, che mi sono trovato in questa situazione per uno scherzo da Conte, come si chiamava il Conte? Quello interpretato da Enrico Montesano. Il Conte Fracchi, il Conte Tacchia. Va bene, che mi ha mollato la diretta, con effetti suppongo devastanti, ma con il piacere di ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa iniziativa. Dall'azienda trasporti di Messina S.P.A. l'AMAM Messina Servizi, il gruppo Franza, il gruppo Arena e tutti quelli che hanno, tentiamo come al solito di inquadrare i fasci di luce che ci sono, vero? Questo ragazzo, ecco, si chiama Salvatore ingegnere di nome e di fatto, sì. È il nuovo entrato di ATM, è appena arrivato, ha respirato subito un'aria di novità, sì, ma ha avuto il suo impatto. Oh, un altro da un giovane all'altro. Eccoci qua. Che bel regalo che guardate. Mi ha fatto. Ti ho fatto crollare l'audience. Guardate. Ma abbiamo detto cose. Guardate. Un senso. Il buon Campagna ci ha voluto stupire per l'ennesima volta con gli effetti speciali. E onestamente sono da ammirare. Ci aveva detto che avrebbe riservato alla fine comunque degli effetti speciali e sono arrivati. Noi con quella che comunque è stato anche stasera, scusate, quella che è stato anche l'accavallamento di impegni, abbiamo concluso l'azione
che ha riguardato la comunque creazione di un segno, di una testimonianza, di una speranza. L'abbiamo fatto attraverso la strategia delle luci, una strategia fortemente voluta dall'assessore Gallo, portata avanti in collaborazione con l'assessore Caruso e soprattutto però grazie al sostegno concreto, perché dall'idea poi alla concretizzazione si è passati attraverso le società partecipate. In 15 giorni è stato messo in piedi tutto questo, perché naturalmente ci siamo trovati pure noi in imbarazzo se fare qualcosa, non fare, ovviamente anche le regole, le dinamiche che si andavano modificando, sapete anche bene, le ulteriori modifiche sono arrivate ieri ed è ovvio che ci troviamo ormai di fronte a una fase che certifica il fallimento di tutto ciò che si è fatto nei mesi scorsi. Ieri, per concludere questa serata, mi permetto così questa riflessione, abbiamo semplicemente sentito una sentenza. La sentenza di ieri che ci ha letto il Presidente Conte certifica il fallimento di tutto ciò che si è fatto in questi mesi. Ricordo a me stesso che il leitmotiv era quello: facciamo sacrifici a ottobre, a novembre, a settembre per fare un Natale sereno. Invece stiamo facendo un Natale in pieno lockdown, anzi peggiore del precedente. Perché? Perché non si è avuto neanche il coraggio di farlo fino in fondo, perché è ovvio che io già mi sono confuso, Luciano non ne parliamo affatto, mi sono confuso tra le zone rosse, anzi i periodi rossi, perché dalle zone ormai si è passata alle fasi. Quindi giorni in rosso e giorni in arancione o in giallo, non ho capito più niente, credo non ci avete capito niente pure voi, il succo è uno però, che siccome c'è stato il fallimento delle azioni portate avanti, anzi intraprese, è meglio che ci stiamo a casa, perché dobbiamo recuperare quello che purtroppo non è stato fatto prima. La sostanza è questa, non hanno avuto il coraggio di dirvelo chiaramente, hanno cercato di fare questa pastura di colori che è cosa peggiore ancora. Dobbiamo stare 15 giorni sostanzialmente a casa, questa è la sostanza della questione, e quindi da lunedì ognuno di noi intanto sarà rispettoso delle norme e si potrà muovere e farà quello che è consentito fare in una zona rossa. Meno male ormai che questa situazione del vaccino si è sbloccata, e invece dobbiamo guardare alla prospettiva, a quella che comunque è una campagna di vaccinazione che mi auguro sia la più massiccia possibile, ma soprattutto che sia anche la più capillare possibile, e quindi pensare già al post-Covid e naturalmente a una fase di rilancio per la quale noi già ci stiamo lavorando e ci siamo organizzati, come d'altronde stiamo facendo per questa fase di pandemia. Quindi noi abbiamo cercato quantomeno in questa fase buia di accendere delle speranze. Siamo riusciti, credo, con il lavoro di tutti a dare un segno anche nuovo che in città non si era mai avuto, con questa dovizia e soprattutto con questa visione strategica. Ecco, prendiamola come la premessa di una nuova fase che vivremo assieme, perché la città di Messina è nelle condizioni sicuramente di rilanciare la propria immagine, la propria istituzione, ma soprattutto di rilanciare quelle che in ogni caso sono le proprie potenzialità. Lo sta dimostrando in questa fase di pandemia ciò che ha fatto la città di Messina, ciò che ha fatto Palazzo Municipale per la propria comunità non l'ha fatto nessun'altra città, perché è ovvio che noi abbiamo iniziato a lavorare a quelle che erano le criticità strutturali che abbiamo ereditato. Risolte queste e altre in fase di risoluzione, ci troviamo avvantaggiati. Quindi vi saluto, vi ringrazio per averci seguito. I presidenti, e qui ci sono i presidenti, insieme, ci sono i presidenti, per favore. Distanza. Allora, distanti. No, allora vi voglio spiegare una cosa. Poco fa gli ho detto a Sabocuccio: fammi una cortesia, fai un gesto che faccia incazzare qualcuno dall'aldilà, cioè che ci sta seguendo, perché c'è qualche leone da tastiera pronto, come tu allungherai la mano, ecco l'assembramento. Ecco, quel cretino che ha scritto il commento, voglio dire che era programmato, questo per tanto per intenderci, così sempre per giocare un pochino
e cercare sempre di sviare e sdrammatizzare. Quindi noi chiudiamo questa fase, vi confermo, ora sì ve lo posso dire, ma comunque poi i dettagli non ve li posso fornire, vi confermo che vivremo una notte di Natale speciale, quindi attenzione a quello già che vi dico, staremo assieme a mezzanotte, io verrò da voi, io entrerò nelle vostre case in modo speciale, quindi già organizzatevi perché ci sintonizzeremo alle 11 e alle 23.50 di giorno 24, una cosa alla quale ci ho lavorato, ci ho tenuto e siamo riusciti ad organizzarla, qualcosa veramente di significativo che voglio vivere con voi e qualcosa, mi permetto di dirvi, di irripetibile. Quindi noi ci vedremo il 24 alle ore 23.50 circa, comunque pubblicheremo poi l'avviso definitivo. Non vi posso dire da dove ci collegheremo e non vi posso dire di cosa si tratta per ovvi motivi, ma quello che vi posso garantire è che rimarrete scioccati. Grazie e a presto. Allora si sbaglia da chi? L'anno là, uno scrive l'anno di anno.